Signore e signori, si apre ufficialmente la 90ª edizione della Cross 5 Mulini. Prima gara in Francia, riservata alla categoria 50 e oltre. Davvero nutrita lo schieramento di partenza per quanto riguarda questa prima gara, che ha preso via da pochi secondi, così come altrettanto nutrita saranno nutrite, saranno le da questo momento è Cross 5 Mulini. Il ultimo lotto sarà celebrato alle 14:15 con la gara internazionale. La storia, racconta di tante imprese, tanti uomini, tanti campioni, tante campionesse che ci sono succedute e alternate sul grande palio di questo popolo tanto amato, il popolo della 5 Mulini. Davvero la storia che nessuno può dimenticare, la storia da raccontare, da scrivere, da leggere, soprattutto per quanto riguarda questo evento, il grado di diritto a far parte della cosa dei grandi cross internazionali. Avremo tanti motivi per raccontare questa cross, per raccontare questa 5 Mulini, 90ª, quanto mi piace dirlo 90, perché è un numero davvero straordinariamente importante, e quindi con il massimo rispetto giù il cappello verso gli organizzatori, tutti che si sono succeduti al timone di questo appuntamento. Bene, 4.200 i metri da percorrere per quanto riguarda la gara, che ha preso il via da pochi secondi. Ricordiamo nuovamente e preghiamo pertanto gli atleti della categoria master maschile 35, 40 e 45 di iniziare a prepararsi. La partenza sarà alle 9:40, ma soprattutto recarsi alla call room in tempo utile per poi accedere alla partenza. Il secondo giro per andare a sviluppare i 4.200 metri di gara per la categoria M50 e oltre. Andrea Burlo con Fabio Caldiroli, Roberto Pedroncelli, Fabrizio Gentile, Domenico Caporale, questi passaggi, poi a seguire Franco Zanotti, Gianluca Azzori, Giuseppe Lucia, Riccardo Tusci e Luca Pretto. Dalla prima alla decima posizione, al passaggio alla conclusione del primo giro e al suono della campana.
porgo il più cordiale buongiorno a Walter Brambilla. Buongiorno. Ben alzati tutti, anzi forse sono alzati da un pezzo, speciale. Quelli che corrono, era solo per provare il microfono, la giornata è di quelle ottime, guardate che condizioni atmosferiche offre quest'oggi il numero 90 della 5 Mulini. Colpo d'occhio davvero straordinario che ci ha anche regalato dalla gara riservata alla categoria Master M50. Sono della campana per chi transita in questo preciso istante, ricordiamo al comando Andrea Burlo con Fabio Caldiroli e Roberto Pedroncelli, un lieve margine di vantaggio nei confronti di Fabrizio Gentile, Domenico Caporale, Franco Zanotti e Gianluca Azzori. Ha fatto la performance migliore quella di tutti. Lungo il percorso. Lungo il percorso. Gara che sorride Roberto Pedroncelli davanti ad Andrea Burlo, Fabio Caldiroli in terza posizione, questo è il podio, ripeto, Roberto Pedroncelli, Andrea Burlo, Fabio Caldiroli. Vieni qua, facciamo la foto i primi tre. Qua, qua, qua. Secondo di qua, terzo di qua.
io terzo, bravi, di qua, di qua, lasciamo i primi tre. Quarta posizione per Domenico Caporale, seguito da Fabrizio Gentile, Giuseppe Lucia, Franco Zanotti. In settima posizione Gianluca Azzori, chiude in ottava posizione, poi a seguire Riccardo Tusci. Guarda che adesso passa la premiazione. E Luca Pretto, quindi dalla prima alla decima posizione. Vince Roberto Pedroncelli davanti ad Andrea Burlo, Fabio Caldiroli in terza, Domenico Caporale quarto, Fabrizio Gentile quinto, sesto Giuseppe Lucia, settimo Franco Zanotti, ottavo Gianluca Azzori, nono Riccardo Dusci, decimo Luca Pretto. Grazie. Si avvicinino cortesemente al podio Fabio Caldiroli, Andrea Burlo e Roberto Pedroncelli. Cerimonia di premiazione al terzo posto Fabio Caldiroli. Secondo classificato Andrea Burlo. Vince la gara riservata alla categoria Master Maschile M50 e oltre Roberto Pedroncelli. Da quello che può contare in questo tipo di gare di cross 4 km e 200 metri, Roberto Pedroncelli 13.46, 13.47 Andrea Burlo, 13.48 Fabio Caldiroli. Arrivo davvero allo sprint. Thank you.
Prossima gara in programma, ore 9.40, master maschile 35, 40 e 45 della fascia d'età, con il via alle 9.40, ripeto, 9.40, call room al gazebo Caru, posto adiacente all'arco di partenza. Grazie.